Oggi ci troviamo a Conca della Campania, in provincia di Caserta, una località ricca di bellezze paesaggistiche, di storia e di natura. Il castello di Conca fu fatto edificare a partire dal XII secolo e rappresenta l'insieme di due parti architettoniche ben distinte, il castrum e il palazzo principesco. Inizialmente il castello si presentava con una turris major nella zona sud-est. Nel corso del tempo, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, vennero aggiunte due torrette di avvistamento e un muro rettilineo. In seguito venne anche aggiunto un muro scarpato. Siamo dinanzi alla chiesa di San Pietro Apostolo, databile tra il 1308 e il 1310, anche se la fisionomia attuale è del XV secolo. Nel 1474 Papa Sisto IV eleva questo luogo di culto a collegiale. Nel corso del tempo, in particolare a partire dal 1728, la chiesa fu oggetto di diversi restauri a seguito di eventi bellici ed eventi sismici. A distanza dalla chiesa di San Pietro Apostolo incrociamo una delle antiche dimore gentilizie, Palazzo Saraceno. Proseguendo, incontriamo un'altra delle dimore gentilizie qui a Conca, Palazzo Sarau, probabilmente edificato intorno alla seconda metà del XV secolo. Stiamo percorrendo il sentiero della cascata. Intanto stiamo costeggiando le antiche mura di Conca e di fronte a noi troviamo anche l'antico ponte in pietra.
siamo in prossimità della cascata di Conca. Ne sentiamo già il rumore. È veramente un paesaggio meraviglioso, immersi completamente nella natura. Dopo un percorso tortuoso, a tratti pericolante, abbiamo individuato la cascata, in basso, alle nostre spalle. Ragazzi, finalmente ci siamo riusciti. Dopo una tortuosa, ripida stradina, siamo di fronte alla cascata. La cascata di Conca della Campania. Tra poco ci dirigeremo verso un'altra importante testimonianza del passato, la chiesa di Santa Maria del Soccorso. Seguiteci. Siamo dinanzi ai ruderi della chiesa probabilmente trecentesca di Santa Maria del Soccorso. L'impianto originario prevedeva tre navate e diversi archi a tutto tondo. A poca distanza dalla cascata di Conca incontriamo le cascate di Rieti che si sviluppano lungo il corso del rivo di Conca. Eccoci giunti alle cascate di Rieti. In questo luogo, fino agli inizi del XX secolo, la presenza di alcuni lavatoi, di un mulino d'acqua e di una fontana hanno rappresentato per la comunità locale un'ottima risorsa. Dopo Conca della Campania, la cascata e le cascate di Rieti, come sempre, buona ricerca e buona storia. E alla prossima avventura!